Bentornati regà e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Allora ragazzi, oggi vi voglio portare, dopo che mi sono trastullato ragazzi veramente tanto il cazzo, perché ci ho messo mezza giornata tutta ragazzi, veramente mezza giornata l'ho persa tutta per recuperare sti benedetti pezzi dell'M16. Ragazzi, dopo mezza giornata di delirio ci sono riuscito e allora ho deciso di andare a provare in pubblica l'M16, ok? Quindi mi sono fatto con IP che ho beccato in una pubblica 2 kg a destra e manca per testare un pochettino l'arma ed è successo questo. Comunque, guardate il video e ora alla sigla. Bella, regà! Ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Eccoci qua, ragazzi. Allora, possiamo chiamarlo mezzo tutorial. Comunque sia, vi farò vedere le posizioni, vi farò vedere dove spawna più frequentemente, ragazzi. Vi farò vedere anche l'orbitale che mi hanno fatto e vi farò vedere anche quest'arma che non è secondo me per niente male. Vi lascio anche il link in descrizione per la foto che ho postato oggi pomeriggio come short su YouTube, ragazzi. Se volete tutte le posizioni, così siete più tranquilli, vi mettete in una sessione e ve le andate a cercare. Quindi, ragazzi, io posso dirvi che per botta di culo in questa posizione mi è capitato ben 2 volte di trovare il componente dell'M16, ragazzi. Io vi consiglio, regà, di magari mettervi rientro ultima posizione, vi mettete non proprio in questo punto, vi allontanate un pochettino e cambiate la lobby più volte in modo tale da prendere il pezzo, avere più possibilità di trovare il pezzo. Vi voglio anche informare, ricordare per chi non lo sapesse che ragazzi il pezzo spawna ogni 30 minuti, quindi se prendete il pezzo non state neanche a cercarlo subito dopo, perché tanto non lo trovate, regà, deve passare almeno mezz'ora, 30 minuti. Quindi il secondo posto dove io ho avuto il culo di trovarlo ben 2 volte, regà, è stato proprio questo, dal canale vicino al casinò. Tanto vi lascio la mappa nel link, nello short, ragazzi, così vedete. E a questo punto l'ho trovato 4 volte. Quindi 2 volte nel punto dove vi ho fatto vedere prima e 2 volte qua. Ragazzi, da come ho sentito la gente, mi hanno detto che in tanti hanno avuto, tra virgolette, questa fortuna di trovarlo 2 volte nello stesso posto. Quindi a questo punto sono rimasto in pubblica a girare come uno stronzo, ragazzi, per ben 2 ore e mezza dopo che ho fatto passare la mezz'ora. E il risultato è stato che finalmente, regà, ho trovato il quinto pezzo. E l'ho trovato giù al porto, regà, in questa posizione. Vedrete poi nella mappa che è facile, è indicata in rosso. Quindi il consiglio per trovarli: girate, cambiate lobby, riavviate il gioco finché non trovate tutti i pezzi. Spawnano random, sono più frequenti secondo me in questi punti, ragazzi. E una volta che avete trovato tutti i vari componenti, finalmente avremo sta cazzo di carabina, sta M16 di merda. Perché ragazzi, non potevano semplicemente metterla nello shop. No, devono cagarci il cazzo con la caccia alla carabina. Va bene, a questo punto, una volta che abbiamo preso la carabina, possiamo andare a testare sta cazzo di carabina, regà. Il risultato è stato che appena mi sono voluto avvicinare a un tizio con lo Sparrow, sono saltato in aria. Questa è stata la prima kill che ho preso appena ho deciso di fare 2 kill a qualcuno. Quindi siamo iniziati veramente a bomba. A questo punto mi sono rotto il cazzo e ho iniziato a rompere il cazzo al tipo. Quindi gli ho piazzato le bombe, gli ho rotto i coglioni, finché non mi sono preso poi le kill che mi volevo prendere. Ho testato comunque sia la carabina, ragazzi. Sta cazzo di carabina, secondo me, ne vale la pena sbattersi per trovarla, perché è veramente buona, ragazzi. Io mi ci trovo veramente bene. Ci ho fatto 2 kill a sto tizio con questa carabina e non me ne sono.
sono lamentato. Ha una lunga gettata, ragazzi, non sarà potentissima, però è precisa e si usa veramente bene. Guardate, tipo questa kill, regà, lui è uscito, era dentro la macchina, si stava allontanando, ma è talmente precisa che sono riuscito a ucciderlo lo stesso. Sì che era anche mezzo buggato, perché era mezzo trasparente, in teoria non dovevo prenderlo. Niente, regà, lascio a voi descrivere questa arma, cercatela, cercate i pezzi, montatela, ma adesso è arrivato il momento di farvi vedere il solito cagacazzi bimbo minchia, ragazzi, che come al solito si chiama come un medicinale. Potete immaginare, tanto ormai si chiamano tutti Xanax, Lexotan, Arcoxia. Questi qua sono medicinali, ragazzi, che prendono i tossici come loro, ok? Per stare tranquilli, perché questa è gente tossica, è gente tossica. Comunque sia, guardate, io stavo giochignando con quel tizio, mi stavo anche divertendo. Ce l'avevo sotto tiro per cecchinarlo, ma come al solito arriva il cagacazzo di turno, che si chiama Kejxi. Ditemi se non avevo ragione, ragazzi, che sembra un medicinale come Xanax e tutti gli altri. E niente, ragazzi, mi ha fatto l'orbitale. A me non me ne è fregato un cazzo, ci ho fatto una risata sopra, l'ho bloccato e ci ho fatto una sciacquallata di palle, ragazzi. Quindi, regà, a che dire, queste sono le posizioni. L'arma, secondo me, è valida. E niente, vi lascio al prossimo video. Sbada bam, regà.